Esercitazioni, test di ingresso in tutte quelle facoltà, come in professioni sanitarie, dove sono presenti le sezioni di biologia e di chimica, che in pratica sono mezzo test di ingresso. Quindi, come vi dico sempre, studiate biologia e chimica non bene, ma benissimo. Una domandina di biologia molto semplice. Nei batteri, la regione all'interno della cellula in cui è presente il DNA si chiama A. nucleosoma, B. nucleoide, C. nucleone, D. nucleolo e nucleo. Allora, naturalmente questa o la sapete o non la sapete, e ve l'ho messa apposta perché vi può, non solo vi può comparire, ma possono essere dei gran bastardi e mettervi come in genere fanno, vi mettono, ma anche termini quasi totalmente uguali per trarvi in inganno. Quindi state attenti, ognuno di questi termini li dovete conoscere. Non vi spiego in ognuno di questi termini che cos'è, perché potrei farvi domande inerenti, altre tipologie di domande inerenti a questi termini qui, quindi onde evitare di darvi la risposta non ve li spiego, vi spiego soltanto qual è la risposta giusta. Stoppate il video, ragionateci un attimo, non cercate in internet perché va a discapito vostro, poi continuate per sapere qual è la risposta giusta. Allora, qual è la risposta giusta? Il nucleosoma, il nucleoide, il nucleone, il nucleolo oppure il nucleo? La risposta giusta ovviamente è la B, il nucleoide. Nei batteri il nucleoide è quella regione dove è, perché che non ha una forma ben precisa come può essere in noi che siamo eucarioti, nelle nostre cellule che sono cellule eucariote, dove è presente un nucleo dalla forma ben precisa con una membrana nucleare e via dicendo. I batteri non hanno un vero e proprio nucleo, i procarioti non hanno un vero e proprio nucleo delimitato da membrana nucleare e così via. Hanno una regione irregolare dove è presente appunto il DNA, e questo DNA nei batteri ha una forma circolare. Vi basta sapere questo. Quindi questa regione prende il nome di nucleoide. Altra domandina molto semplice di biologia. La mioglobina ha, opzione A, struttura primaria, B, struttura secondaria, C, una struttura terziaria, D, una struttura quaternaria e nessuna delle precedenti. Qual è la risposta giusta? Stoppate come al solito, ragionateci, poi andate avanti con il video per la risposta. Allora, state bene attenti, non vi confondete con l'emoglobina che ha una struttura quaternaria. Queste cose qui, le strutture primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine, ve le spiego tutte bene, con schemini, bollini, video e chi più ne ha più ne metta, nel corso di biologia. Quindi, se avete studiato, è sicuro che lo sapete. Ma dovete sapere che la mioglobina non arriva ad avere una struttura quaternaria come ce l'ha invece l'emoglobina, infatti è formata da due subunità alfa e da due subunità beta, in totale 4 subunità. La mioglobina ha una struttura monomerica, è una sola subunità, simile a quelle nella sua struttura alle subunità dell'emoglobina, ma è una sola subunità. Quindi non arriva ad avere una struttura quaternaria, arriva ad avere una struttura terziaria. Risposta giusta, la C. Crocettina sulla risposta C e va bene così. Altra domandina di biologia che dovreste assolutamente saper fare. I lisosomi sono A. organuli contenenti enzimi idrolitici presenti nel nucleo delle cellule eucariote. B. Organuli contenenti enzimi idrolitici presenti nel citoplasma di cellule eucariote
e anche di cellule procariote. C. Organuli contenenti enzimi idrolitici presenti nel citoplasma di cellule eucariote. D. Organuli contenenti enzimi idrolitici presenti nel citoplasma di cellule procariote. E. Organuli contenenti enzimi idrolitici presenti nel citoplasma di cellule vegetali. Stoppate il video, ragionateci, date la risposta, poi andate avanti col video e vedete se avete risposto bene. Allora, io vi ho spiegato i lisosomi in diversi corsi, anche nel corso di biologia generale, quindi sapete ovviamente che sono organuli rivestiti da membrana, rivestiti di membrana, e che contengono enzimi idrolitici ovviamente. Dove sono presenti? Nel citoplasma delle cellule eucariote, perché appunto sono strutture delimitate da membrana, quindi non sono gli organelli che sono delimitati da membrana, non sono presenti nelle cellule procariote, sono presenti nelle cellule eucariote. Quindi qual è la risposta giusta? Non vi fate ingannare dalla risposta E. Organuli contenenti enzimi idrolitici presenti solo nel citoplasma di cellule vegetali. Perché le cellule vegetali sono cellule eucariote, ma ovviamente non sono le sole ad essere le cellule eucariote. Anche noi, anche le cellule animali sono cellule eucariote, per dirvi. Allora quindi la risposta giusta è la risposta C. I lisosomi sono organuli contenenti enzimi idrolitici presenti nel citoplasma di cellule eucariote. Altra domanda di biologia. Biologia barra chimica, diciamo. Comunque vi può comparire nella sezione di biologia, avendo a che fare con un polisaccaride. Ma ovviamente, siamo sempre, essendo un polisaccaride, vi può anche comparire, volendo, nella sezione di chimica. In ogni caso può comparirvi. Allora, l'amido è un polisaccaride i cui monosaccaridi che lo costituiscono sono: A. Molecole di glucosio legate da legami glicosidici. B. Molecole di fruttosio legate da legami glicosidici. C. Molecole di glucosio e fruttosio legate da legami glicosidici. D. Molecole di glucosio legate da legami peptidici. E. Molecole di glucosio legate da legami a idrogeno. Stoppate il video, ragionateci, vedete qual è un po' voi qual è la risposta giusta, poi andate avanti per sapere se avete risposto correttamente. Allora, qual è la risposta giusta? Ovviamente vi dico giusto qualcosina così, per non dirvi immediatamente la risposta giusta. È formato da molecole, i monosaccaridi che formano l'amido ovviamente sono molecole di glucosio, non di fruttosio, non è presente fruttosio, ma glucosio, sono tutte molecole di glucosio. Queste molecole di glucosio sono legate da legami covalenti, quindi non sono legami idrogeno, anche se, perché se fossero legami idrogeno che nascono e muoiono nell'arco di tempi estremamente brevi, allora l'amido non avrebbe una non sarebbe solido, quindi sarebbe per farvi capire un liquido. Nell'acqua abbiamo le molecole di idrogeno che legano tra loro le varie molecole d'acqua, e quindi questo conferisce appunto il suo stato liquido. Quindi l'acqua è appunto nel suo stato liquido grazie alla presenza di legami a idrogeno, ma ovviamente questi non sono presenti tra le molecole di glucosio che vanno a formare l'amido in quanto polisaccaride. Come nemmeno
i legami peptidici. I legami peptidici non hanno nulla a che vedere con i polisaccaridi, quindi non vanno a legare i monosaccaridi come molecole di glucosio tra loro. La risposta giusta è la A. L'amido è un polisaccaride i cui monosaccaridi che lo costituiscono sono molecole di glucosio che sono legate da legami covalenti che prendono il nome di legami glicosidici. Va bene, questa è una cosa che dovete sapere, non è che avete tanto da ragionarci. Si chiamano legami glicosidici e dovete impararlo. Risposta A. Una bella crocetta nella risposta A, ricordatelo, perché sono domande che possono capitarvi. Queste come altre simili. Delle macromolecole biologiche, quindi carboidrati, lipidi, proteine, nucleotidi, ecco via dicendo, ve ne parlo nel corso di biologia, quindi anche con tutti i legami che sono presenti nell'una e nell'altra, nell'uno o nell'altro tipo di macromolecola, quindi sono cose che dovreste sapere bene se avete studiato. Domanda di chimica. Se il numero atomico del ferro è 26, quanti elettroni avrà in totale lo ione ferrico? Termina perico, attenzione. A 26, B 25, C 24, D 23, E 27. Come al solito, stoppate il video, ragionateci, date la risposta, andate avanti e vedete se avete risposto bene. Allora, innanzitutto dovete sapere che dovete conoscere i due ioni che può formare il ferro, sono lo ione Fe3+, sarebbe il ferro trivalente, e lo ione Fe3+ è chiamato ione ferrico, e lo ione Fe2+, ha due cariche positive, che prevalgono, non tre, due cariche positive, sarebbe il ferro bivalente. Ed è chiamato ione ferroso, quindi mi raccomando con questa nomenclatura, dovete conoscere anche questi nomi, perché non è detto che vi mettano direttamente, ecco appunto, il simbolino con le cariche positive in questo caso, o negative nel caso di anioni. Possono anche mettervi il nome per vedere se conoscete almeno i nomi dei principali ioni. Quindi, allora, naturalmente qual è la risposta? Se il numero atomico rappresenta in un atomo il numero di protoni e nella tavola periodica degli elementi abbiamo tutti atomi neutri, e quindi di conseguenza, come voi sapete benissimo da ciò che vi ho spiegato in chimica organica, il numero di protoni avendo atomi neutri nella tavola periodica degli elementi è uguale ovviamente al numero di elettroni, l'atomo di ferro, se ha 26 protoni, avrà anche 26 elettroni. Però qui abbiamo a che fare con lo ione ferrico, quindi Fe3+, prevalgono tre cariche positive. Questo significa che per far sì che prevalgano tre cariche positive sono andati via 3 elettroni. Quindi da 26 elettroni fate 26 meno 3, ovviamente vi rimangono 23 elettroni. In questo modo prevarranno tre cariche positive. Quindi la risposta corretta è la D. Lo ione ferrico ha in totale 23 elettroni, perché 3 elettroni sono andati via, dando origine appunto allo ione ferrico Fe3+. Una bella crocetta nella risposta D, 23 elettroni. Mi raccomando, i nomi e le nomenclature di chimica, perché le dovete studiare, sono oggetto d'esame, quindi dovete conoscerle. È un peccato se voi sapete ragionare, conoscete i numeri atomici, il numero atomico che cos'è, via dicendo, e poi non sapete rispondere soltanto perché vi confondete. Ma lo ione ferrico è lo ione che ha tre cariche positive che prevalgono, oppure due? Quindi
ferrico e ferroso, mi raccomando, l'uno ha tre cariche positive, l'altro ha due cariche positive. Va bene così. Amici carissimi, come al solito, se vi è piaciuto il video, se l'avete ritenuto utile, vi invito a mettere un bel mi piace e a iscrivervi al mio canale. Così vedete tanti bei video e vi esercitate anche se dovete prepararvi per il test d'ingresso. Un carissimo saluto a tutti, alla prossima!